Nel giorno della presentazione del bilancio d'esercizio di TUA, l'UGL sciopera oggi in Abruzzo. Per quanto riguarda proprio il settore dei trasporti, c'è questo presidio qui dinanzi la sede della TUA. Il perché di questa protesta e di questo sciopero? Intanto lo sciopero era stato organizzato prima di sapere che oggi ci sarebbe stata la presentazione del bilancio TUA, quindi era già programmato. Il presidio è importante perché una volta per tutte l'unica sigla sindacale che non ha firmato il contratto di TUA è l'UGL, che è coerente con le ragioni per cui non le ha firmate. Quali sono queste ragioni? Vogliamo ricordarlo? Sì, assolutamente. E innanzitutto i tanti privilegi che non sono stati abbattuti a discapito di una sicuramente programmato esubero del personale. Ci sono anche dei privilegi che sono stati dati a vantaggio di dirigenti, a svantaggio invece di quelli che sono i veri operatori di TUA, e cioè gli autisti che portano il pullman. Abbiamo anche denunciato che ci sono dei problemi sulle macchine, sia sui pezzi di ricambio che sulla sicurezza. In realtà un altro punto in cui l'UGL tiene a sottolineare è che i nuovi assunti verranno trattati in maniera diversa e sicuramente in maniera veramente, io la vorrei definire, ignobile.